Mezzo milione di euro di donazioni provenienti da tutta Italia e veicolati alle famiglie e agli allevatori colpiti dal sisma tramite il GUS Gruppo Umana Solidarietà, una delle prime associazioni mobilitate dal 24 agosto 2016. Per raccontare tutte le attività di oltre un anno di lavoro è stato presentato un report dal titolo Ore 3 e 36, pieno di racconti e foto scattate da operatori e volontari impegnati per mesi sia nel cratere che nei residence della costa, dove erano ospitate tante famiglie terremotate. Pensavamo fosse giusto ringraziare e gratificare tutti gli operatori, i 30, 40, 50 operatori che hanno lavorato per aiutare le persone colpite dal terremoto, e l'hanno fatto con grande energia, con grande spirito, e l'hanno fatto dal 24 agosto fino ad oggi. È un nostro orgoglio oggi presentare questa pubblicazione, dove daremo conto di tutto quello che siamo riusciti a fare, dei fondi che abbiamo raccolto e delle tante cose che abbiamo fatto per la nostra gente marchigiana. Il volume contiene anche un dettagliato resoconto dell'attività di collettore svolta dal GUS con associazioni, fondazioni e privati che hanno voluto contribuire alla ricostruzione tramite donazioni per l'acquisto di moduli abitativi e a supporto degli allevatori. È un lavoro, una pubblicazione che nasce ed è interamente fatta dagli operatori e dalle operatrici che hanno lavorato nel contesto emergenziale del terremoto. È una raccolta fotografica che testimonia la convivenza e la condivisione di tanti momenti con le vittime di questa terribile tragedia. Ci sono dei racconti che parlano di tanti momenti trascorsi insieme, ma soprattutto abbiamo scelto la fotografia come mezzo più immediato e anche più diretto per fissare in immagini i tanti ricordi, le tante emozioni che abbiamo vissuto. Ricordiamo che Ore 3:36 è anche un blog disponibile al link in sovrimpressione.